se tu recuperi un'autorevolezza perché i cittadini italiani sono sovrani, tu vai a Bruxelles e batti pugni e gli dici: o si fa così o occhio che noi siamo anche capaci di non pagare più gli interessi sul debito, perché non può un popolo morire, perché noi dobbiamo dare soldi per il MES, per il fiscal compact, per pagare gli interessi di un debito che noi cittadini onesti non abbiamo contratto. Questo è intollerabile. Io non c'entro nulla con il debito pubblico, tu non c'entri nulla, ma perché dobbiamo pagare gli interessi? Devono i partiti e i responsabili, questi delinquenti, vendere le loro proprietà, e questo glielo faremo fare se andiamo al governo. Vendere le loro proprietà, le vendono, e con questi soldi forse pagheremo gli interessi sul debito pubblico. Questa è un po' la logica. C'è un manipolo di persone, spesso collegate alla massoneria, spesso collegate al crimine organizzato, gestiscono la vita di 60 milioni di italiani. Basta! Alziamo la testa, smettiamo di dire signor sì, tiriamo fuori gli attributi, il coraggio, e riprendiamoci questo Stato con le idee e con l'onestà. Si può fare, e questa piazza ad Andria lo dimostra, si può fare, ma già l'abbiamo fatte le cose che abbiamo detto. Qual è il dubbio? Rinunciare in borsa elettorale l'abbiamo fatto, dimezzarci lo stipendio l'abbiamo fatto, restituire gli scontrini, ci prendevano per il culo. Con gli scontrini, che poi dall'altro io non me ne sono mai occupato, lo fa la mia collaboratrice questo lavoro, cioè neanche un minuto ho perso. Abbiamo restituito 4 milioni di euro. Berlusconi, se non fosse stato per il voto palese al Senato, lo sappiamo tutti, stava ancora lì. Perché Berlusconi se li sarebbe comprati quelli del PD, come ha sempre fatto, se li compra, di nascosto, li dà la valigetta e se li compra, e quelli si lasciano comprare perché gli interessano solo i soldi, che sono lo sterco del demonio. Solo i soldi gli interessa. Alla Camera loro parlano solo di soldi, mai di concetto di felicità, di sovranità, di produrre in un modo differente, del chilometro zero, dei rifiuti zero, di mangiare ciò che si produce e produrre ciò che si mangia. Stiamo in Puglia, c'è tutto, puoi avere energia, turismo, e il cibo migliore del mondo, anche se oggi mi hanno fatto mangiare come un porco, burrate su burrate. Cioè, ci abbiamo tutto e dobbiamo comprare la roba dai cinesi, ma vi sembra una cosa normale? Quello perché abbiamo permesso ad alcuni imprenditori di andare lì, uscire dallo Stato senza dirgli nulla, e vanno a produrre quello che si produceva qua in Romania. Ma non è per me, o meglio, lo vuoi fare, sì, ma ti ci metto i dazi. Questa è la logica. E non metti Made in Italy, se produci in Romania, con tutto rispetto, ma scrivi Made in Romania, ma con lo stesso prodotto che noi produciamo qua, io ti ci metto il dazio, ma vai contro il libero mercato, sti cazzi. Oh, libero mercato, contano di più i cittadini del libero mercato, non è che il mercato ha più diritto dei cittadini, una mozzarella di bufala non può avere più diritto di un italiano. Oh no, non sono cose populiste, diceva Beppe Grillo, le dice tanti anni, ma penso siano cose logiche, solo che noi magari diciamo con meno parolacce.